Albano e Romina continuano a regalare emozioni a tutti coloro che li seguono. I due artisti, anche se non sono più una coppia dal punto di vista sentimentale, trascorrono molto tempo insieme per realizzare concerti e promuovere il loro ultimo disco. Nei prossimi giorni, la Povera e Carrisi faranno una bellissima sorpresa a tutti i loro fans. Di cosa si tratta? Nei paragrafi sottostanti scoprirete tutti i particolari. La storica coppia d'artisti si esibirà all'anno che verrà. Esattamente un anno fa, durante le prove del concerto di Natale, il cantautore pugliese ebbe un improvviso malore che lo costrinse a recarsi in ospedale. In quell'occasione Albano fu colto da due infarti e i cardiologi furono costretti a sottoporlo ad un intervento chirurgico. Fu un periodo cupo per l'artista, ma grazie alla vicinanza dei familiari e alla sua caparbia, è riuscito a superare anche questo grande ostacolo. Per fortuna quel problema è solo un lontano ricordo e ora l'ex marito della Povera ha in mente tanti progetti. Nei prossimi giorni, Albano e Romina saranno di nuovo insieme su un palco italiano. Dopo i concerti realizzati quest'estate nel nostro paese, la storica coppia si esibirà a Maratea, un piccolo comune in provincia di Potenza. Tutto questo avverrà il 31 dicembre 2017 all'interno della trasmissione L'anno che verrà condotto da Amadeus. I due artisti brinderanno con altri loro colleghi l'arrivo dell'anno nuovo, e i fans di quest'ultimi avranno la possibilità di vederli duettare nuovamente su un prestigioso palcoscenico. Albano in Puglia per le feste natalizie, nel 2018 realizzerà dei nuovi tour con Romina. Prima del ritiro dalle scene previsto per il 31 dicembre 2018, il Carrisi e l'ex moglie realizzeranno altre tournée in giro per il vecchio continente. I prossimi concerti saranno svolti nel mese di marzo in Germania, e successivamente in altri paesi. Successivamente, Albano continuerà il tour da solista, recandosi anche in Sud America e in Australia. In questi giorni, l'artista salentino si sta godendo qualche giorno di vacanza nella sua amata Cellino San Marco in compagnia della madre Giolanda e dei suoi figli. La Lecciso è pure con lui. Dalle foto postate da quest'ultima sembrerebbe di no, visto che nell'ultimo periodo ha fatto sapere a tutti tramite social che si trova a Pavia.